Saluto, bentornati su Gameplay Channel e su Farming Simulator 15. Allora, è un po' che non pubblico video di questo titolo perché nel frattempo allora ho venduto un po' di cose perché volevo appunto avviare le nuove attività che ci mancavano, ovvero quello delle patate e delle barbabietole. I macchinari però costano parecchio, sono questi qua. Macchinario, diciamo, completo costa 479.000 euro e quello per le barbabietole costa uguale, se no dovevamo prenderne diciamo due separati, però sempre per il discorso della raccolta, però comunque diventava poi una menata perché insomma dovevamo avere quattro attrezzi al posto di due, quindi fare anche il doppio delle passate diventava una menata, e comunque costicchiano parecchio anche questi, perché questo era 127.000 euro e questo 8.000 praticamente, per cui insomma è una bella spesa. Quindi a quel punto vale la pena comprare direttamente il macchinario completo che raccoglie le patate in un solo passaggio. Stessa cosa vale per le barbabietole perché funzionano nello stesso identico modo, vedete. Questo costa un pochino meno, i due macchinari singoli, invece quella grande, diciamo quella completa, costa anche questa 479.000 euro. Quindi per fare questo ho venduto intanto la cipatrice, perché come vi dicevo non mi piaceva quel modello, il camion, quindi già con quello ho fatto un bel 300.000 euro fra tutto, fra la vendita del camion e del cassone. In più ho venduto una trincea, non so se riesco a farvela vedere, era qua, ecco, vabbè, la faccio vedere da qua, vedete, ho venduto una trincea completa di insilato, quindi anche questo mi ha fruttato un bel po', per cui adesso andiamo intanto a comprare un campo e a seminare quello che ho patato, barbabietola. Adesso vediamo con che cosa iniziare, tanto il procedimento comunque alla fine è praticamente identico. Prima però di comprare il campo volevo mettere intanto già subito qua l'operaio a sistemare i campi, perché appunto abbiamo anche i campi che nel frattempo erano maturati e quindi sono pronti per la raccolta. Allora, qua avevamo, se non sbaglio, esatto, anche qua il mais, quindi mettiamo anche qua il nostro operaio. Ok, facciamo così. Allora, vi spieghiamo e andiamo a mettere andiamo a mettere il nostro operaio. Perfetto. Che così provvederà alla raccolta del mais. Nel frattempo noi prendiamo il trattore, prendiamo magari questo che è un po' più grande, così andiamo a mettere un bel rimorchio. Intanto poi vi ringrazio dei commenti, qualcuno mi ha scritto anche che era curioso riguardo alle nuove serre di vedere poi gli alberi da frutto che mi mancano, adesso poi in futuro li andrò ad aggiungere. Purtroppo non posso aggiungere moltissime mod perché, come sapete, gioco questo titolo su un portatile che fa già la sua bella fatica a reggere, diciamo, il gioco così normale. Ovviamente ogni volta che vado ad aggiungergli qualche mod ne risente non poco, quindi adesso vedo per gli alberi da frutto se magari riesco ad aggiungerli quando, insomma, quando riesco a giocare questo titolo sul PC di casa, che è decisamente più potente del portatile e quindi non dovrebbe soffrire più di tanto il discorso delle mod. Allora, questo lo portiamo già qua, che tanto ci servirà per andare a scaricare man mano il nostro mais. Poi adesso ne prepariamo un altro per invece raccogliere la colza. Ok, vabbè, questo un momento lasciamo qua. Prendiamo il trattorino nuovo, quello che avevo comprato in qualche scorso gameplay. Allora, andiamo ad attaccare questo rimorchio qua,
tastiera anche non è il massimo della vita. Ok, così qua ci scarichiamo man mano la colza. Sembra fossero tutti e due i campi di colza. Fa sempre l'operaio, non so perché mi lascia pezzi in giro. Lasciamolo finire, tanto dovrebbe bastare. Nel frattempo, guarda, gioco qua il trattore, io volevo comprare, vediamo se abbiamo abbastanza soldi, ma dovrebbero bastarci. Volevo comprare questo campo qua, che sarà quello che poi appunto utilizzeremo per le patate o per le barbabietole, adesso vediamo. Valore. Mazzo però, 57 in basile. Il massimo viene ancora un po' di insilato. Ok, allora, questo terreno l'abbiamo comprato. A questo punto. Ah, io però non ho visto se. Già che stupido. Adesso devo anche guardare per il discorso della seminatrice, perché non so se quelle che abbiamo vanno bene anche per le barbabietole o per le patate. Andiamo poi a vedere nel garage. Allora, la nostra seminatrice, vediamo dov'è. Qua, questa non fa né barbabietole né patate. Questa forse fa le barbabietole, credo. Andiamo poi a vedere. Allora, dove sono? Dove sono? Dove sono? Seminatrici. Seminatrici. Allora. Ah, infatti questa qua, per le patate. Per le patate, questa qua. Sì, ho questa. Quindi mi sa che devo comprare necessariamente quella lì. Ma vediamo, scusate un attimo, qual è il simbolino delle barbabietole, sì, infatti sono quelle. A questo punto facciamo le barbabietole, perché tra l'altro le comprano anche a un prezzo, mi sa, maggiore almeno per il momento rispetto alle patate. Quindi le barbabietole invece posso farle con la seminatrice che ho, che è questa qua. Però devo prima, penso, andare a passare il coltivatore. Ok, quindi andiamo a portare questo nel campo nuovo. Poi niente, venderò ancora un po' di insilato, giusto per non rimanere proprio completamente a secco a livello di soldi. Anche l'altro campo, comunque vedo adesso che avevamo messo la colza anche nell'altro campo, anche perché effettivamente è una delle culture che viene pagata meglio, e quindi vale la pena. Ok, ci vai. Ho il dubbio, no, infatti mi sa che vedo che si è fermato, perché ho idea che sia già a posto come campo, nel senso che posso procedere direttamente alla semina. Infatti l'operaio ho visto che mi si è fermato, quindi direi che non c'è bisogno di coltivarlo, che è meglio così. Allora andiamo a prendere la nostra seminatrice. Prima insieme al trattore, perché faceva veramente un po' schifo. Ok, andiamo
questa. Però infatti devo prima caricarla perché sennò buffa. Ok, queste dovrebbero essere le barbabietole. Dammi la carica, carica benissimo. Così al momento come attività diciamo che ci manca principalmente appunto il discorso delle culture delle barbabietole e delle patate, e poi per quanto riguarda i gameplay dovremmo più o meno aver visto un po' tutte le varie attività. Poi come detto naturalmente ci sono anche attività che si possono aggiungere attraverso appunto l'utilizzo delle mod, come abbiamo visto il discorso di alberi da frutto, piuttosto che anche altri animali, visto che ci sono mod ad esempio che fanno aggiungere tipo maiali, piuttosto che mi sembra i polli, mi pare, insomma altre cose. Adesso poi vedremo se appunto riuscirò a fare qualche gameplay col computer di casa, così magari installerò le mod. Anzi, perché più che altro volevo tentare di fare un'altra cosa, non so se ci riesco, ma quantomeno ci proverò. Una volta finite le attività, diciamo, principali del gioco della versione originale, volevo poi appunto iniziare una nuova serie, sempre dedicata appunto a Farming Simulator 15, ma dove vado a utilizzare solo o comunque principalmente le mod, e volevo farlo anche in una scusate che staccare la lama pa, com'è che si stacca, che non mi ricordo più, dovrebbe essere quello Q, ok. Volevo appunto fare questa cosa in una mappa diciamo scaricabile, quindi non in una delle due mappe originali del gioco, ma in una delle tantissime mappe che in realtà potete trovare in rete, nei vari siti appunto di mod dedicati a Farming Simulator 15. Ci sono delle mappe davvero molto molto belle, ne avevo già scaricata qualcuna, ad esempio una mi sembra sulle Alpi, era davvero molto molto bella. E quindi mi piacerebbe fare una serie nuova, partendo dall'inizio, utilizzando però tutta, quindi fatta interamente in questa mappa, e magari utilizzando un po' di mod in più, anche per quanto riguarda appunto le seminatrici, magari le mietitrebbie, trattori e così via, perché a livello di mod, appunto, se andate a vedere in questi siti, ne trovate davvero a migliaia, e alcune sono, insomma, sono anche molto molto belle, anzi bene o male la maggior parte. E quindi volevo fare anche un po' questa cosa qua. Ditemi magari anche voi se ovviamente la cosa vi può far piacere, pensate che possa essere interessante. Ovviamente sempre in base un po' al. Perché non me l'aggancio più? Sta zozza. In base anche un po', dicevo, alla potenza del mio PC, vediamo se regge. Dai che non me l'aggancia più, mannaggia la miseria. Fammi incazzare, su. Ah, ok. Era un po' in discesa la lama. Ma come si dice con le buone maniere? Si ottiene tutto.
Ok, allora facciamogli fare anche quest'altro campo di colza. Intanto vedo l'operaio sta continuando la sua semina di barbabietole. Ok, qua lasciamo l'operaio, andiamo intanto a scaricare anche, ecco appunto, quella del mais che è inchiodato lì, che aspetta giustamente il nostro intervento. Adesso qua ci passa al pelo, quindi un'altra mietitrebbia, perché questa purtroppo ha questo difetto qua del braccio decisamente troppo basso. Scusate, facciamo così, faccio prima, perché sennò non la finiamo più. Senza, via, fuori dalle balle. Faccio io qua. Mi dicevo, questo braccio qua è davvero un po' troppo basso. Ok, quindi mi tocca fare un po' di fatica per scaricare. Invece ho visto che ci sono delle mietitrebbie col braccio molto più lungo, che quindi anche sui rimorchi, diciamo, alti non hanno problemi. Però anche lì costano un bel po' di soldi, quindi dobbiamo aspettare. Lo so che molti di voi sapranno che c'è una mod che ovviamente vi dà in un attimo, mi sembra 1 milione passa di euro, però francamente volevo, insomma, farvi vedere le meccaniche di gioco senza ricorrere a questo tipo di cose. Già, insomma, siamo comunque facilitati, siamo stati facilitati un bel po' di tempo grazie al prezzo della legna alle stelle, per cui non è che facciamo tantissima fatica a fare soldi, soprattutto anche perché siamo a livello facile, direi che vale la pena di fare le cose fatte bene. Ok. Allora, qua intanto postiamo questo, perché sennò con quello che semina poi durante le balle. La colza vedo che sta ancora andando, qua sta seminando. Vedete che impiegherà un bel po' a farlo tutto, perché è bello grosso come campo. Va bene, allora, già che siamo qua, andiamo a dare un paio di bennate di insilato. Andiamo a comprarci già la macchina per le barbabietole, così sarà pronta all'uso. Farci di irrigare le nostre barbabietole che stiamo seminando. Ok, può bastare, tanto non devo comprare nient'altro per adesso. Ok, dovremmo anche dare un occhio alle nostre mucche. Va bene, allora, compriamo intanto barbabietole. Ok,
Va bene. Ma abbiamo portato. Andiamo a portarla a casa. Ok. Perfetto. Tanto l'alconcime anche lì sta aumentando. Dopo lo porteremo nelle nostre serpe. E qua qua. E siamo sulla nostra nuova macchina per le barbabietole. Diamogli un attimo un'occhiata. Direi molto molto bella. Facciamo anche uno screenshot. Ok. Vediamo l'interno. Beh, quelli di default naturalmente sono molto molto curati, come sempre. Qua dispieghiamo, poi vabbè la vedremo ovviamente in funzione. Comunque così viene dispiegato l'attrezzo, il macchinario. Quindi qua andranno dentro le nostre barbabietole. Ok. Qua si abbassa ovviamente la raccoglitrice frontale. E poi, vabbè, naturalmente qua si estende il condotto, qua ci servirà per scaricare appunto quello che andremo a raccogliere. E basta, poi ovviamente la vedremo in funzione una volta che le nostre barbabietole saranno pronte. Ok, qua la chiudiamo, questa direi che la possiamo anche parcheggiare qua da qualche parte. Metto magari questa là perché così siamo anche più vicini al nostro campo. Ok, ulla come gira, ammazza, va bene. Va bene, questa la lasciamo qua, la stiamo tirando la semina. Ok, questo si è fermato, quindi andiamo a scaricare. Le nostre serre stanno crescendo, poi magari ne aggiungerò altre due di quelle normali, di quelle di default. Adesso volevo aspettare che aumentasse un po' il concime, che ne abbiamo ancora molto poco. Ok. Faccio agganciare senza fare troppe storie. Stavolta sì. Va bene, mettiamo che finisce. Andiamo a vedere. Anche questo ha finito. Già finito. È pieno. Andiamo a farlo scaricare. Vediamo se no stavolta ci riusciamo. Assolutamente.
assolutamente comprare un'altra mietitrebbia per il mais che abbia, insomma, un braccio un pochettino più lungo, così davvero. Guardate qualche roba. Guarda che sta aspettando. Guardate cosa mi tocca fare. Vabbè. L'importante è che scarichi. Ce l'hai fatta? Ok. Andiamo diritto. Ok, un attimo. Lì avrà finito la mia piccola colza. Carichiamo la polsa di manetta. Tutto. Andiamo a parcheggiare questa qua, così con la colza abbiamo finito. Tanto mi sa che ero, se non ricordo male, ero anche senza colza, perché forse l'avevo venduta tutta per comprare qualcosa. Guarda come ci passo con la lama. Questa direi che la posso anche parcheggiare qua, così mi rimane a portata di mano. Ok, allora scarichiamo. Questo direi magari lo porto su insieme all'altro trattore, così lo vado a scaricare. Facciamo prima. Poi dopo vedrò questi due campi che cosa andargli a segnare. Devo vedere un po' la situazione, la cultura, perché non mi ricordo cosa abbiamo.
impiegando un tempo biblico a seminare sto campo. Se va avanti così finisce fa 2 anni. Vabbè. Vedete che ha già tirato fuori il braccio, quindi ora di scaricare. Con questo non dovrei avere problemi a passare sotto il braccio. Se rimane solo questo pezzettino qua mi sa che riesco a scaricare tutto anche con questo rimorchio in teoria. Ok, vai, scarica. Nel frattempo vado a scaricare qua. Facciamo quello piccolo, almeno che ci manca. Serre che non ho visto, non mi sa che iniziano ad avere un po' di prodotti anche qua che posso poi portare a vendere. Vediamo quanto è, 58%. Benissimo, anche con il nostro mais abbiamo praticamente finito. Mi sa mai salita, andiamo di qua. Il nostro carrellino cosa riusciamo a caricare su? E all'aggancio qua, no? Di qua. Ma non so se aggancia sto trattore. Non salirà. Salmo un paio di passate le loro.
Quindi dovrei riuscire a far tutto con questo rimorchio. Sai che non dovrò fare ancora uno. Bene, quindi poi il prossimo gameplay magari vedremo appunto, anzi sicuramente, vedremo la raccolta delle barbabietole. Così poi ci manca solo più le patate e almeno per quanto riguarda le attività principali le abbiamo fatte tutte. Quindi come detto magari terminata l'attività, diciamo l'ultima principale che faremo, poi potrò magari appunto di concludere questa serie e magari di farne un'altra, appunto, come si diceva, un po' più incentrata sulle mod. Ok, questo è finito. Magari questa la mettiamo, aggiungiamola qua, se no poi mi dà fastidio se devo sistemare il campo. Il mais almeno c'è fatta. Ok, andiamo a scaricare. Se questo è in salita quasi pieno carico fa un po' fatica, comunque se la cava. Bello svolto, andiamo a lavare anche questo. Semina, intanto che semina la fetta, è cresciuta, si sta mettendo talmente tanto. Di mais ne abbiamo fatto un bel po' stavolta.
po' come sono messo a cultura che non mi ricordo. Ah, frumento ne abbiamo un bel po'. Ah, orzo. Ah no, è vero, avevamo venduto l'orzo, non la colza. O forse anche la colza, tutti e due. Anche colza hanno 47.000 litri. Non è tantissima. Mais, quindi ripianterei orzo e colza, sinceramente. Mais ne abbiamo un bel po'. Ok. Questo lo lasciamo qua, come sempre. E direi a questo punto, come ultima cosa, andiamo a prendere l'altro carrellino. E vediamo un po' le nuove serre. Quanto hanno prodotto, così nel frattempo venderemo anche i pomodori e così che era qua pomodori e verdure mi pare. Ok, basta. Ne sono di più. Ah già, perché mi sa che devo scaricare e poi prendere gli altri, vero? Sì, infatti. Va bene. Scarica questi. Cucina finalizzata. Pomodori, possiamo portare questi. Scarica. Ma qualcuno ne ho ancora qua da vendere, anche lì. Di verdura ne ho qua un po'. Fertilizzante ce n'è con 5, non ce n'è tantissimo, vediamo quant'è. Sì, 84,57. Quanti concimi ce n'è di più? Infatti ce n'è 95. 84. Ma tomato che? Ah, vuol dire che mi ha già preso quando ci sono passato vicino. Scaricare però se non dice scarica non li vedo, allora, andiamo a prendere le verdure, siamo lontani dalla prima sera se non mi ricarica su. L'ambulanza non c'entra niente col gioco. Stiamo avanti con la seconda. Si becchiamo. Scaricherà anche da sto lato, se no. Finito di tirare giù il banchetto magari. Ok. Va bene. Anche questa è fatta. Barbabietole che stiamo segnando. Ok, no, che fai? Carica. Ok.
Anche perché vedo che la stanno già iniziando a crescere, quindi conviene farlo subito. Qua in fondo già incominciano a crescere le nostre barbabietole. Muoviti perché sennò facciamo un frontale. Facciamo un frontale. Vengo dentro. Taglie. Dai, levati. Spento. Questo si è fermato qua perché il campo mi fa, considera finito il campo, ma in realtà manca quel pezzettino di là. Adesso lo rimetto insieme, lo rimetto in sesto. Voilà. Ok. Facciamo questo. Sistemiamo l'operaio così andrà avanti a seminare. E poi direi che possiamo chiudere. Mazza quanto è lercio sto trattore. Si vede neanche più che rosso. Una volta era rosso, ma adesso lasciamolo già qua, così questa volta lo laviamo subito. Allora, ecco qua. Tra l'altro, aspettate, devo andare prima a caricare, che ho finito i semi. No,
Ok, bene ragazzi, qua lo lasciamo andare avanti a seminare, quindi direi che anche per questo gameplay è tutto. Come sempre, mi raccomando, datemi una mano a far crescere questo canale, quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, cliccate un bel mi piace, condividete, soprattutto consigliate il canale agli amici e noi come sempre ci risentiamo al prossimo gameplay. Ciao!